Cambio al vertice di INAIL Piemonte. Dal 1 settembre ha assunto l'incarico di responsabile della direzione regionale Giovanni Asaro, dopo aver guidato per 4 anni la direzione regionale toscana. In una nota dell'INAIL, Asaro ha dichiarato: «È mia intenzione sviluppare, in continuità con quanto finora realizzato, azioni condivise per contribuire a elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese». I dettagli nel servizio. Cambio al vertice dell'INAIL Piemonte. Dal 1 settembre ha assunto l'incarico di responsabile della direzione regionale Giovanni Asaro, dopo aver guidato per 4 anni la direzione regionale toscana proprio dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Procuratore legale e cultore del diritto previdenziale, Asaro ha percorso tutta la carriera lavorativa all'interno dell'Istituto, ricoprendo vari ruoli e incarichi di responsabilità. Dal 2000 ha diretto diverse sedi provinciali, nonché la direzione regionale Calabria, in qualità di vice direttore. Poi dal 2011 è stato alla guida delle direzioni regionali Sicilia, Puglia, Toscana e adesso Piemonte. Giovanni Asaro, convinto assertore della collaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e parti sociali, in una nota dell'INAIL ha dichiarato: «È mia intenzione sviluppare, in continuità con quanto finora realizzato, azioni condivise per contribuire a elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. A tal fine confido nella disponibilità di quanti sul territorio a vario titolo si occupano della sicurezza sul lavoro per progettare insieme interventi che, in linea con la mission dell'INAIL, abbiano l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, ridurre il numero degli infortuni e delle malattie professionali, favorire il reinserimento e la riabilitazione delle persone infortunate e tecnopatiche».